Buongiorno, bentrovati da... ogni volta cerco l'obiettivo, non lo trovo. Buongiorno, bentrovati da Giovanni Villino. Siamo all'approfondimento, adesso ci siamo spostati dal montaggio alla radio. Siamo all'interno di quello che viene definito l'acquario di RGS e sono in compagnia di Ignazio Marchese. Buongiorno Ignazio. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per parlare molto brevemente di un evento che ha fatto discutere tanto anche il web, vale a dire l'apertura di Prada a Palermo. Sì, è un negozio a mio avviso molto, molto importante, una firma importante in una zona centralissima di Palermo, quindi perché non ci deve stare una cosa del genere? Dico, tutto quello che è successo, tutto quello che si è detto su questa apertura, tutti i radical chic, perché poi sono tanti quelli che parlano sempre e che attaccano in maniera diciamo assolutamente non motivata, secondo me, appunto, queste cose, dico, mi hanno veramente lasciato senza... Però ti devo dire una cosa, cioè, viviamo un periodo che è quello della crisi che ci pone davanti un po' una realtà stridente, chiude la Fiat, abbiamo la vertenza Keller, la Fincantieri con le casse integrazioni, però il mercato del lusso sembra andare per i fatti suoi. Allora che vuol dire? Che i ricchi continueranno ad essere ricchi e i poveri sempre più poveri? No, lo capisco, perché non ci possono essere diciamo si deve parlare sia della Fiat che anche delle cose che trainano sul comunque sicuramente l'economia. Bisogna fare delle cose sia per la Fiat, per la Keller, per i lavoratori della Moretti, abbiamo visto appunto quelli delle Ferrovie dello Stato, e dico, tutti questi temi si devono affrontare, però effettivamente l'economia, dico, va sostenuta, dico, e questo sicuramente... Hai fatto già il regalo di Natale? No, ancora no. A chi penserai? Allora penso sicuramente a mia moglie, a mia figlia, a qualche amico. Adesso saluta i nostri amici dicendo che tu leggi ogni giorno www.giovannivillino.it. Ma assolutamente non mi perdo nemmeno un post, devo dire, guarda, è veramente... Anche perché cosa di quale post? Ricorda l'indirizzo. È esilarante, www.giovannivillino.it, anche perché ce l'abbiamo in tutti i computer della redazione, quindi è impossibile non vederlo. Anche perché devo dire che Giovanni Villino è veramente una persona eccezionale. Stai chiamando una persona, Ignazio. Un'intelligenza incredibile, sta chiamando una persona, io devo rispondere perché è una persona diciamo di un certo livello. Sentiamo soltanto il nome e chiudiamo. Pronto? Dì il nome, chi è? Pronto Piero? Piero, ciao, sì? Tutto.